Vi rileggo brevemente il testo della predicazione per questa mattina, che è tratto dal libro di Giosuè. Quando tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: scegliete tra il popolo 12 uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine: prendete da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre, portatele con voi di là dal fiume e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte. E Giosuè chiamò i 12 uomini che aveva designato tra i figli di Israele, un uomo per tribù, e disse loro: passate davanti all'arca del Signore, vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti sulla sua spalla una pietra, secondo il numero delle tribù di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. E in avvenire i vostri figli vi domanderanno: cosa significano per voi queste pietre? E allora voi risponderete loro: le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore, quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo perenne. Cari fratelli, care sorelle del Signore, un piccolo monumento di 12 pietre eretto nel luogo in cui si è incontrata la grazia di Dio. Questo è il cuore del nostro racconto. Ci è raccontato questa mattina, noi lo rileggiamo, un piccolo monumento che ha il compito di ricordare nel tempo, per tutto il tempo della storia del popolo, per tutto il tempo della loro vita, che un giorno le acque del fiume Giordano si aprirono miracolosamente davanti a loro e davanti all'arca del Signore, e rimasero aperte finché tutto il popolo non fu entrato nella terra promessa. 12 pietre portate da 12 uomini che rappresentano le 12 tribù di Israele. Il 12, noi lo sappiamo, è un numero biblico importante, uno dei numeri con cui la Bibbia parla della pienezza e dell'abbondanza con cui Dio fa grazia al suo popolo. Il 12 è il segno della pienezza, anche del senso che nessuno rimane fuori. Proprio tutti, proprio tutto il popolo, proprio tutte le tribù devono passare il Giordano e arrivare sane e salve, sani e salvi. Il popolo intero rientra nella grazia di Dio, ma appunto, ecco la buona notizia che ci arriva oggi, nel giorno in cui ricordiamo il 17 febbraio 1848, la storia intera del popolo, la sua salvezza, il suo ingresso nella terra promessa, sono un miracolo, sono esclusivamente frutto del perdono e della misericordia di Dio. Non c'è nessun'altra ragione che li ha condotti sani e salvi. Ed è necessario ricordare che Dio ama di un amore pieno e gratuito, fedele e tenace, un amore che non demorde, che si ricorda delle promesse che ha fatto e che per questo si apre la vita alla speranza. Per questo il popolo può entrare nella terra che ha a lungo desiderato e finalmente vivere, e poi sbagliare ancora molte volte. Ma questo è il fondamento, questo è ciò che costituisce il senso del popolo, che Dio un giorno ha aperto le acque del Giordano e ha portato tutte le tribù di Israele dall'altra parte del fiume. È necessario ricordare che Dio apre muri invalicabili di acqua per portarci là dove ha promesso di farlo. Ed è necessario raccontare che ciò che non si poteva nemmeno immaginare invece è accaduto, ed è accaduto a noi.
In avvenire i vostri figli vi domanderanno che significato hanno queste pietre. Perché questo monumento? Perché queste 12 pietre una sull'altra? Fratelli e sorelle, ricordare e raccontare sono azioni fondamentali nella storia della fede dell'antico Israele. Ma ricordare e raccontare sono anche atteggiamenti fondamentali per la storia di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni uomo e di ogni donna. E quando la memoria è negata, quando la tua storia viene dimenticata o nascosta o messa a tacere, quando si nega quello che è successo, succedono cose terribili e il dolore diventa un odio incontenibile, come i fatti di molti popoli nel mondo dimostrano. Bisogna ricordare, perché dal ricordo, dalla consapevolezza di ciò che è accaduto, nasce la testimonianza che coinvolge e che apre la vita. Dal ricordo nasce la possibilità di avere un senso nella vita. Ieri a Torino abbiamo avuto un bel convegno storico organizzato insieme dal nostro centro culturale evangelico e dalla comunità ebraica per ricordare e capire il senso dell'esistenza di queste due esigue minoranze oggi in Italia. Non ve lo racconterò, state tranquilli, ma voglio dire però il senso di profonda gratitudine che ho provato ascoltando tutte bellissime relazioni, ma in particolare il professor Sergio Soave, che parlava dei secoli precedenti al 1848, dalle persecuzioni secolari alle lettere patenti, mettendo questo in relazione con la dinastia Savoia così alterna nelle decisioni che ha preso, e che raccontava con tono pacato una storia antica fatta di una piccola minoranza perseguitata per secoli, con punte di violenza e di pressioni efferate per ottenere la biura, e diceva lui della capacità semplice ma perfetta di resistere da parte di questa piccola minoranza e di perdere la vita con una perseveranza che stupiva i persecutori. Secoli di su e giù, di vessazione e poi di un po' di libertà, la pace di Cavour 1561 sembra finalmente avviare a un po' di libertà, ma 90 anni dopo ci sono le Pasque piemontesi e così via, in un'alternanza. E mentre ascoltavo e il professore ci spiegava come tutto dipendeva appunto dalle alleanze politiche dei Savoia, che di volta in volta modificavano l'esistenza di questa minoranza, pensavo che quella storia era anche la mia storia, che io, che sono nata e cresciuta a Milano, che fino a 17-18 anni non sapevo granché della storia dei valdesi, perché la chiesa valdese era l'unica chiesa che avevo sempre conosciuto, dove andavo a fare la scuola domenicale, il catechismo, era la mia chiesa, ma non avevo ancora chiaro che cosa c'era, che cosa mi portava lì, quale storia c'era dietro. Ma oggi mi è chiaro che quella storia i valdesi di allora la leggevano come la storia della loro appartenenza al Signore, che libera dal male e apre percorsi altrimenti impossibili. Fratelli e sorelle, è bello avere una storia. È bello avere una storia da ricordare e da raccontare. Una storia per la quale ci si raccoglie in un giorno
della settimana per il culto, in cui si ricorda con i falò che annunziavano di valle in valle di aver ricevuto finalmente i diritti. E la storia di Israele è la storia simile nella quale i valdesi si sono tanto identificati, ed è la storia dell'amore di Dio per tutta la nazione, la storia della sua liberazione, la storia della terra promessa, della testimonianza del libro di Giosuè. E coincide quella storia della liberazione del popolo, del passaggio delle acque, come coincide con la storia che Dio ha operato con la terra che Dio ha donato. Per questo abbiamo un giorno nel quale facciamo memoria della storia che ci ha generato, ma soprattutto facciamo memoria dell'amore gratuito di Dio che per la sua bontà ci ha perdonato, ha cancellato il nostro peccato, ha donato il suo perdono affinché, liberati e liberate da ogni peso, possiamo servirlo e servire il nostro prossimo. Ebbene, fratelli e sorelle, facciamoci interrogare dalla semplicità di questo testo. In avvenire i vostri figli vi domanderanno che senso ha ancora questa giornata, che senso hanno i falò e i canti e il raccoglierci insieme e il visitarci da una chiesa all'altra. E voi risponderete: il Signore ha separato le acque del Giordano. Fratelli e sorelle, non va affatto da sé che i nostri figli, ma anche le persone che ci incontrano, si pongano delle domande, e ce le pongano. Non va affatto da sé, e non va affatto da sé che la nostra risposta sia modulata sulla risposta che suggerisce Giosuè. Non è detto che la nostra vita di credenti e la vita di fede delle nostre chiese suscitino degli interrogativi, ma soprattutto, fratelli e sorelle, non è detto che la nostra risposta, il nostro rendere conto della storia, sappia parlare di Dio e sappia rendere conto della nostra fede. Noi sappiamo raccontare la storia dei valdesi, l'abbiamo imparata, la conosciamo bene, facciamo convegni, conferenze, libri. Ma la storia che raccontiamo è anche la storia della liberazione che Dio ha operato nella nostra vita, nel passato come nel presente. Dice Giovanni Calvino: l'Evangelo non è una dottrina, ma una vita. Non deve essere capito solo dalla ragione e dalla memoria, come le altre discipline, ma deve possedere l'anima intera ed avere sede ed adesione nel profondo del cuore, altrimenti non è ben ricevuto. Fratelli e sorelle, si tratta di questo. Quando riascoltiamo il racconto della liberazione di Israele, di cui è piena la Scrittura, quando raccontiamo la storia delle liberazioni nella nostra vita, anche questa bella storia della resistenza e della libertà finalmente conseguita col riconoscimento dei nostri diritti nel 1848, di cosa parliamo? Parliamo del fatto che ci è andata bene, del fatto che la congiuntura storica ci ha portato finalmente lì, e parliamo della capacità di resistere dei nostri antenati.
O parliamo dell'Evangelo, della grazia di Dio, che appunto non è dottrina, ma è una vita. Non può essere capito solo dalla ragione e dalla memoria, ma deve arrivare a possedere l'anima intera e avere sede ed adesione nel profondo del cuore, altrimenti è perduto, non è ben ricevuto. Allora, fratelli e sorelle, questo è il punto. Questo è il punto. Non è detto che la nostra esistenza, il modo in cui conduciamo la nostra vita, le decisioni che prendiamo, il modo in cui stiamo andando avanti come Chiesa suscitino delle domande. Non è detto. Però qualche domanda ci viene rivolta. Qualche domanda ci viene rivolta. Qualcosa di quello che la grazia di Dio ha fatto in noi e che è andato avanti negli anni e nei secoli suscita qualche domanda che vuole capire e che forse vuole aprirsi alla fede. I vostri figli vi chiederanno: che significano queste pietre per voi? Che cosa significa essere quello che è stato chiamato il popolo della Bibbia? Cosa significa per noi vivere faccia a faccia con Dio, senza interpreti ufficiali, senza verità date se non per la grazia sovrabbondante di Dio? Che cosa significa per te oggi essere un valdese, un protestante in Italia? Perché questa Chiesa e le sue abitudini, perché ciò di cui andiamo giustamente orgogliosi? Che cosa significa tutto questo per noi? Allora, fratelli e sorelle, un po' di pietre le abbiamo messe nel corso dei secoli, forse anche più di 12. Pietre vere e proprie, costruzioni, chiese, opere nate per la predicazione e per la testimonianza, ma anche pietre simboliche, i nostri giornali, la nostra cultura, le riviste, i centri culturali che attraversano tutta l'Italia, di cui qui certamente c'è la matrice forte alla quale ci rivolgiamo da tutta Italia. E poi rubriche, radio, televisione. E quindi capita che alcune domande ci vengano poste. Ma cosa rispondiamo a chi ci chiede di noi, della nostra storia, della storia dei Valdesi? O a chi scopre per la prima volta nella sua vita, come ci capita di verificare andando nelle scuole, e non si tratta solo degli alunni, a me è capitato di vedere il volto stupito e interessato di una giovane insegnante che scopriva quel giorno che Martin Luther King era un pastore evangelico battista e non l'aveva mai pensato. Cosa rispondiamo quando qualcuno ci chiede di noi? Ho sentito recentemente una risposta che mi aveva molto colpito di una persona che non frequenta da tanto tempo la Chiesa. Diceva: noi valdesi siamo la memoria di una storia. È un'appartenenza essere valdesi. Io non ho fede, però appartengo, e forse c'è anche del vero in questo, ma è questa la risposta che viene dalla scrittura, è questa la risposta che viene dal racconto dell'attraversamento delle acque nella Bibbia. Non è detto, fratelli e sorelle, che sapremo passare dal racconto della nostra storia, dal racconto della nostra identità,
al racconto della storia che Dio ha aperto nella nostra vita, alla storia che Dio apre oggi anche ad altri perché vivano con pienezza l'amore e il perdono. Raccontare a chi ci interroga significa, per la Scrittura e per Giosuè, raccontare che Dio ha un amore grande come le 12 tribù che accoglie tutti, e che per il suo amore quello che era impossibile, come attraversare un fiume in piena, diventa possibile. Raccontare la storia delle nostre chiese, di quello che è possibile fare, come la storia dell'azione di Dio nel mondo, che apre le acque e fa giungere dall'altra parte. Noi abbiamo immagini recenti, come le immagini dei corridoi umanitari, di questa possibilità di portare chi è profugo e che muore nel mare, come migliaia sono morti, da un'altra parte, in sicurezza. Ci sono delle cose che si fanno, nessuno pensa più di tanto, si fanno perché si devono fare, perché è necessario farle, perché la gente muore e non deve morire. Ma quanto è importante che nella Scrittura si trovi la ragione profonda per cui ci si muove, la ragione profonda che ci porta qui nella nostra identità di valdesi, giustamente orgogliosi di esserlo. Non è solo la nostra storia, non è solo un'identità trasmessa di generazione in generazione per 8 secoli, non è soltanto l'abitudine che fa sì che veniamo in chiesa quando ci veniamo, con tutti i nostri dubbi, con tutto il nostro dolore, con le nostre perplessità. No, è sapere, ricevere questa notizia preziosa che un giorno Dio ha operato perché fosse possibile credere in Lui. Che un giorno Dio ha operato nella mia e nella vostra vita perché fosse possibile credere in Lui nonostante tutto. Che Dio ha promesso la libertà e noi la riscontriamo nei fatti della nostra vita, e teniamo duro quando non la vediamo perché ci fidiamo della promessa di Dio che un giorno ha aperto le acque del Giordano e le ha tenute aperte finché tutti fossero passati. E io di questa parola mi fido nella mia vita, ed è per questo è l'unico motivo per cui vale la pena festeggiare il 17 febbraio, raccoglierci per il culto di lode domenica dopo domenica, riconoscerci e rallegrarci quando ci vediamo. Tutto sta o cade con questo messaggio che distingue la fede dalla tradizione, la vocazione dall'identità, la predicazione dalla cultura. Tutte cose sacrosante, ma diverse, profondamente diverse. Il Signore ha aperto il Giordano davanti a noi e alla sua arca. Oppure, come dice il Deuteronomio, eravamo schiavi in Egitto e il Signore ci ha liberati con mano potente. Qui, cara comunità, la vita della nostra generazione è tentata su questa frontiera. Può succedere che la gente veda, nonostante tutto, qualcosa che caratterizza la nostra vita e la vita del nostro gruppo, che è diverso, e ce ne chieda conto. Sappiamo passare dal racconto della nostra storia al racconto della storia che Dio compie in noi e nel mondo. Non si tratta di ripetere formule antiche, né di trincerarsi dietro affermazioni ortodosse. Si tratta di riformulare, di tradurre in un linguaggio nostro
e attuale l'Evangelo cristiano della liberazione e del perdono. Forse per anni ci siamo fidati che le pietre parlassero per noi meglio di tante parole. Scuole, ospedali, centri dalla storia bella e gloriosa e ancora grandi battaglie di democrazia, grandi linee di marcia, importanti libri pubblicati che per fortuna qualcuno legge e scopre. E scopre proprio lì spesso l'Evangelo della grazia di Dio. A me è capitato di incontrare persone che vengono in chiesa per la prima volta perché hanno letto un libro, perché hanno ascoltato una trasmissione. Mi è successo nel corso della vita, poche, ma mi è successo. E quindi noi questo ci possiamo augurare per oggi, per la nostra comunità e per le molte persone che, grazie a Dio, portano le loro domande presso di noi e portano le loro esistenze aperte vicino a noi e si fanno conoscere. Possiamo augurarci che ci sia dato di raccontare una storia sola, una sola, non due. Quella della nostra libertà, che è quella della liberazione che Dio ha operato in noi. La storia che ci racconta la Bibbia, dei molti modi e delle molte storie di incontri e di fede, di scoperte e di gioia che la Bibbia contiene, è quella del nostro personale incontro con l'Evangelo di Dio. Chiediamo a Dio che faccia di noi persone e comunità che credono e la cui scoperta della fede diventa raccontabile e incontenibile e crea forme di testimonianza capaci di parlare agli uomini e alle donne con le quali ci è dato di vivere l'avventura della nostra vita. Che il Signore ci aiuti a raccontare una storia sola, che è la storia della libertà di Dio. È la storia del servizio del prossimo, alla quale siamo tutti quanti oggi ancora chiamati ad entrare. Amen.